Riccardo, complimenti, siamo già nuova banned, nuovi box, abbiamo fatto oggi un primo posto, complimenti. Grazie. Cosa abbiamo portato e che abbiamo battuto? Ho portato un Joy Beatdown che diciamo gioca intorno a una nuova carta che per l'appunto è Battle Survivor, che tra un po' vediamo, che è molto forte e per comunque avere sempre risorse eventualmente, dunque un beatdown che chiaramente al solito gira soprattutto contro i mazzi nuovi che purtroppo non riescono a reggere la potenza offensiva di questo mazzo. Che abbiamo battuto? 4-0, ho battuto primo turno un Kaioshin, secondo turno un Amel Token, terzo turno un Eevee Liru, poi quello molto carino, e quarto turno contro un Vampire. Per la lista vediamo la deck list. La skill I'm Just a Gun Attack, attacco e bassa di Joy, la conosciamo tutti, purtroppo è fastidiosa. Adesso è diventata 3. Infatti io ho potuto giocare due altre carte delle unità 2, non è stato un problema più di tanto in realtà, anche perché non sono, cioè sono fortissime entrambe, però in questo deck si può anche giocare senza, quindi ci può stare. Come mostri, tripla copia di Battle Survivor, canto centrale del deck. Il suo effetto dice che alla fine della Battle Phase posso riaddarmi alla mano una carta che è stata mandata al cimitero, una mia carta, è stata mandata al mio cimitero, che è stata mandata là mentre questa carta l'ha scoperta sul terreno. Quindi è fortissima per riaddarti Shrink, per riaddarti il muro di disturbo, per riaddarti anche un mostro ettino distrutto, una delle carte millate dagli effetti dei Dark Scorpion. Fortissimo, fortissimo. Puoi anche fare Dust al turno dell'avversario e ti ardi Dust, quindi è tanto forte. Per supportarlo, Triple Command Knight, carta che non si vede più, però con lui è stata fortissima. Lui va a 2000 di attacco con la skill, 2100 se dobbiamo attaccare. Non può essere attaccato in due fan da lock, poi con le shrink, morì di sue, dicendo, prende un sacco di vantaggio. Poi abbiamo Mono Warrior Lady per la banner, perché poi giochiamo Mormori di Disturbo. Si potrebbe giocare in più copie, però monocopio alla fine va sempre bene, con lui va a 1.900, rimuove qualsiasi cosa, sempre forte. E infine Mono Gaia, l'ho visto poco oggi, per fortuna tra l'altro, spesso dice il fatto che un mostro grosso è un 1.900, con lui va a 2.300, con la skill va a 2.400 se c'è pure lui, quindi è sempre fortissimo, se si via book poi lo scopriamo con 2.300 di base e con lui va a 2.700, quindi è forte. Questo è per i mostri, non più di tanto. Come magia, Mono Rota, perché dobbiamo darci uno di loro due perché sono fortissimi, se ti serve possiamo darci anche Warrior Lady. Poi di base mi addavo lui se avevo anche una Shrink in mano, perché poi alla fine Shrink la riaddavo per il suo effetto, quindi era sempre forte. E poi tre Shrink per l'appunto, perché abbiamo mostri veramente piccoli di base, anche lui è un semplice 1.600, con lui dimette tutto ed è quindi fortissima. Come trappole, doppio Swap Mirrorer, perché con Command Knight è fortissimo. Se abbiamo Command Knight revochiamo lui, lui entra come, se dichiariamo come, come tipo che è appunto guerriero, diventa un 2002, quindi è, c'è una trappola che entra come 2002, è fortissimo. Poi abbiamo come difese doppia rovine diffuse, perché non abbiamo muri di disturbo, in qualche modo dobbiamo difenderci, i mostri grossi dobbiamo toglierli in qualche modo. Fondamentali, veramente imprescindibili contro i Viliro, perché aveva mostri molto grossi, Shrink a volte non bastava, con Dark Fusion non potevo utilizzarla perché il mostro era intargettabile. Rovine diffuse è la carta che mi ha salvato. Poi abbiamo Mono Muri di Disturbo, non si può non giocare, con lui possiamo riaddarci ogni volta che lo utilizziamo, quindi ne abbiamo uno, ma posso farlo anche più volte potenzialmente. Chiaramente è fortissimo, c'è poco da dire. E infine tipo da Stornado, perché dobbiamo togliere tutto, se c'è l'avversario a doppio wall e uno glielo spacchiamo il secondo non può attivarlo, se lo spacchiamo all'end phase magari o anche in main indifferentemente, se ne vediamo soltanto uno e non vediamo gli altri due possiamo farlo in battle phase e riaddarcelo per effetto suo, quindi è tanto forte secondo me. Per quanto riguarda la side, ho giocato Mono Corvo DD, non abbiamo alcun tipo di interazione con i cimiteri, non è possibile giocare a Macrocosmo perché già ha il suo effetto, quindi l'unica cosa che potevo utilizzare era Corvo DD a parer mio, perché è tanto forte, è stato utile contro Vampire, è utile anche contro Dark Calling eventualmente, ma non l'avevo visto quel game, quindi Corvo DD secondo me ci sta. Mono Etaka per due motivi, uno i Claudians e secondo eventuali Koala. Questo mazzo ho giocato contro un Koala e purtroppo i Koala hanno un matchup terribilmente alto contro questo deck, veramente non possiamo salire di sopra,
quindi fondamentale poter mettere i suoi mossi in attacco se sono in difesa, quindi Etaka era utile anche contro ripeto Ividiro, per il semplice fatto che Shrink non sempre era utile, o morì di disturbo, toglieva 800 da 10.000 d'attacco, quindi poco utile, quindi Etaka forte. Mono e Final Attack Order contro le Floodgate, i Book e Mazzi che stallano. Volevo mettere un tributo nel deck per poter pulire le Floodgate, però purtroppo non ho saputo cosa metterci. Ginzo non potevo metterlo perché giocavo Rota, Hades non mi piaceva e non mi è piaciuto nulla, quindi ho detto metto una trappola che fa loro il suo compito. Mono, Ruggito Orgoglioso contro quei mazzi che attaccano sui mostri che non sono beatdown, però perché riusciamo a togliere praticamente tutto, vediamo la differenza d'attacco fra il mio mostro più piccolo e il mostro avversario più alto, come life points li peghiamo, e in più aumentiamo l'attacco del nostro mostro di questa differenza più 300, così spacchiamo qualsiasi mostro sostanzialmente e in più prendiamo 300 attacco. Non mi è stata particolarmente utile, sembrava più interessante, ma poco utile alla fine. Mono Magic Drain contro le Shrink avversarie, poco da fare. E infine Mono Waking, perché volevo fare un po' di mind trick all'avversario, perché magari, non so, mi addo una Shrink dal cimitero e ho questa in mano o la pesco. La setto, l'avversario dice vabbè, quella potrebbe essere Shrink, la spack magari con un Dust e si ritrova a risvegliare il drago. Oggi non ho vinto così, non l'ho mai messo in realtà, tranne contro Kaioshin. E ci ho vinto perché quasi ai botti praticamente mi usa Leviatano per spaccare la board, attaccare diretto, ma evo lei, evoco limite dei mille occhi, non potevo attaccare. L'extra deck? L'extra deck, avete ragione, lo stavo dimenticando. L'extra deck, vabbè, abbastanza solito, quindi poco da dire al riguardo, gli effetti li conoscete. Oggi mi ha fatto vincere lui. Complimenti Riccardo per l'ottimo risultato. Grazie mille.